Hola miente, benvenuti e bentornati su Fuzzy Channel. Oggi vi ho portato questa, che è la cassa speaker Bluetooth. Ragazzi, questa è una dannatissima bomba a mano audio. Si sente benissimo ed è ottimizzata anche per l'audio all'aperto, fino a 30 metri Bluetooth. È resistente all'acqua, resistente agli urti, resistente alla sabbia, si può portare ovunque. Ma prima vediamo cosa c'è dentro e facciamo l'unboxing. Venite con me. Ed eccolo qua. Questa è la confezione. Vediamo come si presenta. La durata garantita per 13 ore di musica. IPX67 la classe, 2 anni di garanzia, fino a 30 metri la ricezione del Bluetooth. Shockproof, quindi se dovesse cadere a terra da 1,5 metri dovrebbe essere garantita la resistenza. E poi abbiamo quindi un sound da 360 gradi, quindi un sound molto più avvolgente. Ed eccolo qui, molto semplice, anche molto carino. Simpatico il feel fatto di in cordura. Questi sono i due pulsanti, come è facile intuire, per l'audio, per alzare e abbassare il volume. Qui invece vi è una pellicola che ci evidenzia la pulsantistica abbastanza minimale e nascosta, dove il pulsante superiore, questo, è per il pairing con il Bluetooth. Poi abbiamo i tasti per questo qui centrale, per mettere in pausa, play e mandare avanti i brani. E poi abbiamo questo, che è il tasto di accensione. Sotto invece abbiamo semplicemente il pulsante qui con indicato un albero per simboleggiare l'audio all'aperto, quindi per creare un boost e sentirlo più ad alto volume all'aperto. Ma procediamo con il pairing e vediamo come si comporta. Allora, accendiamo. Eccola, si è accesa. Poi mettiamo in pairing con il Bluetooth. Ecco, l'audio quindi ci indica che sta cercando un dispositivo a cui accoppiarsi. Eccola qui, l'ha trovata. Ok, il suono ci indica la connessione avvenuta correttamente. Aumentiamo un po' il volume. Prova di resistenza all'acqua. Speriamo vada tutto bene. Via la musica. Come on.
Allora, adesso invece facciamo una prova all'aperto per sentire la differenza dall'audio classico all'audio con l'amplificazione per il suono all'aperto. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati. Non so se avete potuto apprezzare la qualità dell'audio, perché purtroppo i mezzi sono quelli che sono. Però, come avete potuto almeno vedere, l'audio viene percepito già da una grande distanza dall'alto. Quindi se alzate un po' il volume forse riuscite a sentire l'audio che perveniva dalla paparazzata che ho ricevuto dall'alto. Comunque, quello che vi posso dire è che l'audio di questa cassa Bluetooth Wonderboom numero 2 è davvero di alto livello. Si sente bene, anche perché dovete considerare che la misura è davvero compatta, veramente sembra un po' più grande di una bomba a mano. E la cosa che ho notato è che quando è attivata la funzione all'aperto perde un tantino i bassi, quindi è meno potente nei bassi, anche perché vengono amplificate le frequenze alte affinché si possa sentire da una distanza più ampia. E quindi è l'unica cosa che ho notato, però ragazzi, non si può avere tutto, così come non abbiamo l'ingresso jack, quindi abbiamo soltanto l'ingresso micro USB per la ricarica. Tuttavia è un oggettino che mi è piaciuto tantissimo e che mi sento di consigliarvi. È il costo di circa 99 euro di partenza, ma ho visto che in pochi mesi è sceso già a circa 88, se non ricordo male. In tutti i casi vi lascio il link in descrizione qualora decideste di acquistarlo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Qualora così fosse, vi invito a lasciarvi un like, a iscrivervi al canale, perché per fare questo video ci ho messo 2 giorni circa. Va bene? Grazie e al prossimo video, ciao!